Salve a tutti. Allora, dietro richiesta di alcuni di voi, oggi vediamo delle prove, quindi prove di logica matematica. Che sono di carattere più specifico per la prova preselettiva del concorso decenti. Preselettiva concorso docenti. E vediamo subito qual è l'esercizio, la prima traccia. Allora, ci dice somma al doppio di A il triplo di B. E dividi il risultato per 3. Calcola il valore per A uguale 2 e B uguale 3. Ovviamente non ricopio nemmeno i diversi risultati perché questo tipo di esercizi non è un esercizio che si risolve andando per esclusione. Quindi i vari risultati che troverete qua, A, B, risposta A, B, C, D, in questo caso non vanno nemmeno presi in considerazione. Fate il calcolo e rispondete in maniera adeguata a quello che vi esce. Allora, bisogna sommare al doppio di A il triplo di B, quindi 2A più 3B. Dividi il risultato per 3. Attenzione, se scrivessi diviso 3 sarebbe un errore madornale, perché la divisione ha la precedenza sulla somma. E lui mi dice di dividere il risultato per 3, quindi bisogna prima di tutto fare la somma di 2a per 3b. Questa è l'espressione letterale matematica di quello che ci viene chiesto. A questo punto andiamo a sostituire. 2 al posto di a si mette 2 più 3 per 3 diviso 3. Allora, 2 per 2 fa 4, 3 per 3 fa 9, diviso 3, lasciamo. Il risultato conviene portarlo adesso in frazione. 9 più 4 fa 13 terzi. E questa è la risposta giusta. Facciamone un altro. Poi, a seconda delle vostre richieste, a seconda di come andrà il video, delle vostre condivisioni, dei like, essenzialmente del risultato di questo video che sto facendo, potrò capire se fare video di questo tipo, relativi ai quiz della preselettiva della logica di tipo matematico, piuttosto che la logica di tipo probabilistico, piuttosto che la logica di tipo linguistico, eccetera, eccetera. Allora, l'altra traccia dice questo, lasciamo un po' di spazio. Sottrai da A la somma di B con il doppio di C. Ok. Sottrai da A la somma di B. Fatemi ritrovare la traccia, la somma di B con il quadruplo, no, la somma di B con il doppio di C, la somma di B
di B con il doppio di C. Mi sto facendo una tipologia di esercizi che sono simili. Calcola il valore ottenuto con A uguale 10, B con il doppio di C, B uguale 2 e C uguale 3. Allora, sottrai da A, allora dobbiamo fare A meno la somma di B con il doppio di C. Quindi non dobbiamo fare A meno B più 2C, perché il doppio di C essenzialmente è 2 volte C. Ma dobbiamo sottrarre che cosa? L'intera somma, quindi questa volta la parentesi tonda andrà qua, e quindi che cosa? La somma di che? Di B con il doppio di C. Quindi la somma è l'addizione con 2C. A questo punto andiamo a sostituire 10 meno 2 più 2 per 3. Allora, si può usare la x come simbolo di moltiplicazione, ma anche il puntino. 10 meno 2 più 6 uguale 10 meno 8, che è uguale 2. Questo è il risultato. Io direi banale, rapido, facile, semplice. A questo punto, io ve lo dovrei dire sempre all'inizio, non sono uno youtuber professionista in questo, perché gli youtuber professionisti ovviamente badano tantissimo al raggiungimento del traguardo in termini di visualizzazioni e iscritti, tant'è che io ho tantissime persone che seguono il canale ma non sono ancora iscritte. Vi dovrei dire, condividete il video se vi è piaciuto, e questo lo fate per me, ma lo fate per voi, perché più il video vi piace, più io farò video di questa tipologia. Iscrivetevi, e anche questo conviene più a voi che a me, perché grazie a tutte quelle persone che mi lasciano i commenti, che seguono, eccetera, eccetera, io continuo a fare i video gratuiti di preparazione al concorso, nonostante tante persone mi abbiano chiesto di essere preparate direttamente con lezioni private. Io ho detto a tutti di no. Io ho avuto anche case editrici che mi hanno chiesto di aiutare a scrivere delle parti per il concorso docenti, e anche lì ho detto di no perché voglio rimanere libero. Voglio, insomma, se decido di fare qualcosa per aiutare gli altri, lo faccio in maniera tra virgolette disinteressata. E l'unica cosa che vi chiedo è, se vi piace, mettete mi piace, lasciate un like. Se volete commentare, lasciate un commento. Per carità, anche i commenti negativi, è bello che voi possiate scrivere quello che pensiate. E se decidete che questo video, questo tipo di informazioni, di comunicazioni, di carattere culturale, di carattere di preparazione, di istruzione, perché passiamo un periodo culturalmente difficile in Italia da un punto anche di vista sociale, se voi pensate che tutto questo possa fare bene, cercate di diventare, di aiutarmi, quindi di diventare attivi nella promozione di questi contenuti. Io ringrazio veramente tante tante persone che mi hanno scritto frasi e messaggi bellissimi, ed è anche grazie a voi che io sto continuando, ripeto, a fare questo tipo di video. E quindi, che dirvi? In bocca al lupo per tutto. Ho conosciuto telepaticamente a distanza molti di voi, ho visto la vostra preparazione, la vostra determinazione, e spero veramente che, considerata anche la necessità di 260.000 docenti precari che mancano, quindi che non sono di ruolo, io spero davvero che la maggior parte di voi che mi sta seguendo e che ha interesse a prepararsi al meglio per il concorso possa, insomma, vincere il concorso ed essere un bravo insegnante, perché è sicuramente una professione di grandissima responsabilità nei confronti dei nostri studenti e nei confronti quindi del nostro futuro, perché
i nostri studenti poi saranno, se saranno gestiti, capiti e guidati nella giusta direzione, poi rappresenteranno il nostro futuro. Io con questo vi ringrazio, un caro saluto da Francesco Samani. A presto.